Nel mondo dello sport credo ci sia ancora molto da lavorare, ma eventi come questo riescono a toccare le corde giuste. Sport e sostenibilità sono due termini che dovrebbero andare di pari passo, a volte questo non succede. C'è una sensibilità da trasmettere, c'è una cultura da trasmettere e soprattutto un modo di pensare che deve cambiare. Troppo lentamente sta cambiando questo, certamente, però abbiamo dei dati che ci portano a diversi sport, ma soprattutto nel mondo del calcio, parlando degli stadi, sono dati particolarmente significativi e se pensiamo preoccupanti, se si pensa che l'utilizzo, il consumo, l'inquinamento che si ha in una partita di calcio è pari a quello di 2500 famiglie, sono numeri allarmanti, oserei dire, per cui bisogna fare qualcosa, i criteri ambientali minimi sono quelli che però stanno stabilendo dei paletti e dunque degli ostacoli che bisogna porre. Bisogna essere un evento sostenibile affinché questo evento si possa realizzare. Quindi credo che la strada sia quella giusta, ma purtroppo è ancora lunga.